La mano del Signore non è troppo corta per salvare. Dio è immutabile. Dio non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Dio vuole liberarci dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù dei legami. Il Signore vuole renderci veramente liberi affinché con questa libertà, in questa libertà, possiamo avvicinarci al Signore, riscoprire ancora questa mattina quella mano che è potente, che è all'opera, che può salvare, che può liberare, che può guarire, che può intervenire nel nostro bisogno. In Gesù Cristo possiamo trovare la forza necessaria per poter spezzare quel legame di morte. In Lui abbiamo la redenzione. Il nemico delle anime nostre è molto astuto a farci costruire dei strani ragionamenti che ci allontanano dall'avere le idee chiare su quello che è Dio. Egli è l'Iddio santo, puro, ma è l'Iddio fedele, l'Iddio che ama, l'Iddio che sa perdonare. Il peccato ha interrotto questa relazione. Non permettiamo che la disubbidienza alla parola di Dio, che il peccato, possa lacerare la nostra relazione con Dio. Io credo che tutto ciò che manca, sicuramente, per poter raggiungere questa salvezza, per poter raggiungere il battesimo nello Spirito Santo, per poter raggiungere quello che Dio ha promesso per ciascuno di noi, è la fede. Ci crediamo, fratelli e sorelle.